L'Associazione Nazionale Letterati e Artisti ha ripreso dopo alcuni anni ad organizzare il concorso provinciale del Presepio a Catanzaro. Il concorso, fondato dall'Associazione nel 1963 in collaborazione con l'allora arcivescovo di Catanzaro Squillace, Monsignor Armando Fares, è proseguita anche con gli arcivescovi che sono succeduti nel tempo. È stato portato avanti per mezzo secolo ed ha avuto diverse commissioni giudicatrici, le quali sono impegnate nel non facile lavoro di visionare migliaia di esemplari sulla Santa Natività in luoghi e famiglie del nostro territorio, premiando centinaia di operatori del settore. La commissione di questa 51esima edizione è stata composta dal professore Giuseppe D'Agostino, presidente, dal dottore Gianfranco Migliaccio, dal professore diacono Vittorio Politano, dal dottore Giuseppe Soluri e dall'insegnante Maria Caterina Procopio. La commissione ha giudicato oltre 100 presepi in città e nella provincia e ha reso noti i vincitori durante la cerimonia di premiazione che ha avuto luogo sabato 20 gennaio. Nella sala Sancti Petri del Palazzo Arcivescovile. Cultura e fede nella semplicità. Nel presepe dobbiamo vedere il cammino di fede di un uomo che si illumina anche dalla cultura umana e la deve impregnare di quella fede che lui ha, offrirla con la testimonianza della propria vita. Mi piace sottolineare in questa circostanza tutte quelle questioni che sono nate intorno al presepe. Gesù non fa male a nessuno. Dobbiamo accoglierlo con un cuore semplice. Il presepio rappresenta la nascita di nostro Signore, Gesù Cristo, e quindi rappresenta il massimo nel quale noi crediamo. Infatti a questo punto mi piacere dire ciò che l'immortale poeta Dante ebbe a dire di quella cara, benefica fede. Bella, immortale, benefica fede. E poi, come hanno detto anche altri, sopra la quale ogni virtù si fonda, perché bisogna crederci, altrimenti se ognuno di noi perdesse la fede, sarebbe nulla. Il presepe è stato realizzato da questo gruppo che già vive questa realtà nel paese da un po' di anni, che si ritrova per caso. Ogni anno sviluppa questo presepe con nuove innovazioni, con un nuovo metodo di fare gli ambienti, il villaggio e tutto quanto, che è rigorosamente fatto a mano. È un lavoro fatto soprattutto in collaborazione come gruppo, dove ognuno fa la propria parte. E simbologicamente ognuno rappresenta una parte del presepe che è fatto nell'insieme, non come singola persona.